E dopo questa stonatura mi posso pure ritirare. Dia dubito a tutti, volevo fare lo scemo con una intro o semi-intro penosa e l'ho fatto sperando di trapparvi un sorriso. Perché questa intro? Questa intro è rubacchiata al sottofondo musicale che usa di solito la persona che collabora oggi con me. È un ragazzo che su YouTube si chiama Filottete. Comunque naturalmente vi lascio come sempre il link al canale e al video. E voglio spendere due paroline proprio per il canale prima di iniziare. Due due perché se no come al solito poi mi si blocca la fotocamera. È un canale di top 10, graficamente molto curato, sempre ricco di novità, e poi ogni tanto mette anche qualche vlog, ma sempre e solo se fa qualcosa di interessante, non vlog della serie, mettiamo qualcosa, basta sia. Ed è proprio di una top 10 che parleremo oggi. Faremo la nostra personale top 10 dei personaggi di Harry Potter, che è una cosa che mi metterà in estrema difficoltà, già lo so, ho deciso di farla a braccio e di non scrivere nulla. Quindi iniziamo. Al decimo posto, con molta difficoltà, devo per forza mettere qualcuno e ci va Mirtilla Malcontenta. Ma non perché non mi piaccia, però meritava una menzione perché comunque sia è un po' l'immagine di un fenomeno purtroppo attuale come il bullismo. E come sapete veniva presa in giro per gli occhiali. Vado velocemente perché ho sempre paura di perdere qualcosa. Al nono posto metto Neville Paciocca, in parte per la menzione del bullismo fatta prima, ma anche perché poi oltre a diventare un figo pazzesco, che non è un dettaglio da poco, rifà anche nella battaglia di Hogwarts e nella vita personale diventerà anche insegnante di erbologia, che era la materia in cui eccelleva. Posizione numero 8. Non potevo non menzionare qualche membro della famiglia Weasley. Al numero 8 mettiamo Molly Weasley. Molly Weasley è la madre che a Harry è stata negata con il ritorno di Voldemort quando lui era piccolo. Quindi rappresenta il focolare, la dolcezza, la maternità proprio, e nello stesso tempo anche la fermezza. Lo vediamo sia negli anni di scuola, in cui manda le strillettere ai figli, si preoccupa che studino e tutto il resto nonostante le loro condizioni economiche precarie, e sia quando appunto durante la battaglia di Hogwarts vede in pericolo la figlia Ginny, e c'è quella scena meravigliosa, perché ho detto Ginny con 4 G, non si sa, c'è quella scena meravigliosa in cui dice: "Mia figlia no, bastarda", e si mette a combattere contro Bellatrix Lestrange. Al settimo posto, spero di non saltare i numeri, al settimo posto, con molta, ma veramente molta difficoltà, inserisco Minerva McGranitt. Perché lì per lì può sembrare un insegnante rigida ad un primo sguardo, però poi scopri che a parte salvare sempre il fondoschiena a Harry, è comunque un insegnante ligia al dovere, ma senza
senza sfociare mai nella cattiveria. E poi Maggie Smith. Ragazzi, dobbiamo aggiungere qualcosa. Sesto posto. E qui iniziamo ad entrare nei personaggi proprio super preferiti. Non posso non menzionare il gigantissimo ma buonissimo Hagrid. A parte che Robbie Coltrane, secondo me, c'ha la faccia giusta proprio. Ha decisamente la faccia giusta. E poi comunque è la dimostrazione, secondo me, del fatto che sì, la cultura è importante, però non bisogna discriminare una persona che per un motivo o per un altro non ha portato avanti la sua cultura. Hagrid, specialmente nella versione italiana del libro, un linguaggio fortemente sgrammaticato, no? Però, per esempio, quando Harry dice Hogwarts non è la stessa senza di te e si abbracciano, la lacrimuccia ci scappa, sinceramente. Potevo io fare un video senza dimenticare qualcosa? Assegno un quarto posto a Colin Cannon perché ritengo che dietro la sua petulanza si nasconda una disperata richiesta di affetto. Quarto posto lo merita Sirius Black. Perché Porello è uno sfigato, è uno sfigato nel senso che prima si spara 12 anni ad Azkaban dopo che è stato tradito da uno dei suoi migliori amici e un altro è morto, poi ritorna da Azkaban e ritrova come insegnante di difesa contro le arti oscure un altro suo grande amico e lì per lì questa è una cosa positiva. Poi volevo dare una famiglia a Harry, ma prima la cosa viene rinviata perché lui si deve salvare dal bacio del dissennatore. Poi, dopo crepa, praticamente muore, l'ultimo spiraglio di famiglia di Harry si dissolve come neve al sole. Terzo posto, praticamente d'obbligo, e appunto a Remus Lupin, perché Porello è anche lui tanto fortunato non è, a parte che mi ci ritrovo io, giusto giusto, con la differenza che lui è eterosessuale e io no. Mi ci ritrovo io perché ho vissuto e vivo talvolta l'emarginazione anche per l'omosessualità, per carità, ma devo dire che la disabilità in questo è agli occhi della gente spesso è preponderante, probabilmente perché non arrivano manco a sapere che sono pure gay. Probabilmente si tratta di questo. E poi, cioè, poverino, esce finalmente da suo stato di emarginazione, anche se è stato tradito da Peter Minus, o Minus, non so come si pronuncia. No, Minus. Ritrova Sirius e si devono subito separare. Poi è costretto, prima è costretto a lasciare la scuola perché si è saputo della sua trasformazione e poi in battaglia muore insieme alla moglie. Quindi il figlio non crescerà insieme ai genitori. Secondo posto, ci stiamo avvicinando a loro. Secondo posto va a Hermione Granger. Perché all'inizio della saga rimane un po' sulle scatole, no? Sempre quella che correggere tutti, gli incantesimi le riescono tutti, eccetera, eccetera, è un po' la puzzetta sotto il naso. Poi nel giro di poco diventa la migliore amica di Ron e di Harry e a volte manda perfino a quel paese lo studio per salvare i loro amici. E di conseguenza per me è una grande, e poi sinceramente lo dico con tutto il disinteresse possibile, è stata scelta una bella attrice, Emma Watson, che per me resterà l'unica Hermione forever. E il primo posto va alla prima morte peggiore della saga, secondo me,
Albus, Percival, Wulfric, Brian. Silente. Voi non potete capire il magone quando Piton ha lanciato quella stramaledetta Avada Kedavra. Non è che se l'avesse fatto Draco Malfoy sarebbe stato meglio, però tant'è, era veramente il mio personaggio preferito. Avevo già girato questo video, solo che l'avevo sbagliato e sono contento di rifarlo perché i posti erano un po' diversi. Silente non doveva morire. Bene, nella speranza di aver detto la classifica senza saltare i numeri perché sono un masochista e l'ho fatta a braccio, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Se dovessi trovare degli errori, rimedierò in qualche modo. Ciao!